È partito il primo quarto di finale con Alice Sorcionovo, Giorgia Bellini, Chiara Orlandini ed Eleonora Carraro, già le due ragazze della Luna Sport Academy, già protagoniste ieri sera del campionato con pochissimo recupero. Hanno infatti terminato il programma della serata di ieri le velociste, i velocisti. E questa mattina sono state impegnate già dalle 9.30. Sorcionovo e Benigni. Alice Sorcionovo, già campionessa italiana ieri sera, già suonata la campana dell'ultimo giro per lei. Poi Benigni in terza posizione, Chiara Orlandini, sono ben distanziate. Alice e Giorgia, ci vediamo più tardi in semifinale. Già pronti, da pronte le... di finale con Lampitelli, Piotta e Pizzini, anzi Lampitelli, Pizzini e Piotta nell'ordine. Amore Lampitelli, notiamo sempre più atlete che utilizzano la piastra cosiddetta 3+1, cioè con 3 volte da 110 e una più piccola anche. E Lampitelli è un'atleta con leve lunghissime, abbiamo visto, cioè, sembra di averla vista con il 3+1. Lampitelli e Pizzini sembrano aver preso un margine rassicurante. Quindi Elena e Vittoria tranquillamente in semifinale. Matilde Bioni, Chiara Cognini, mano via di comune accordo, incrocia tutta la curva, Ginevra Amicone è riuscita ad incrociare tutta la curva e a chiudere il gap. Molto brava l'atleta del Cardano. E adesso sono in tre, vediamo se riproverà Ginevra Amicone. Carrella pochissimo, sono in tre. E Matilde Biondi e Chiara Conigni, ma non senza difficoltà questa volta. Sì. Cesca che ha preso benissimo lo spalo e si mette in testa al gruppo davanti a Silvia Paoletti, ma sono ancora tutti abbastanza vicine, con Giada Ragone in terza posizione e Gassino Bortolato in quarta, ma non è staccatissima, rimane davanti Cesca e sono in tre, comunque sono vicine. Giada Ragone cerca di chiudere il gap. Cesca e Paoletti ha preso un po' di vantaggio nell'ultimo giro. Cesca e Paoletti in semifinale. Quindi da 16.